morire a 20 anni per difendere la propria dignità di donna. È successo a Teresa Bracco durante l'ultima guerra, quando i tedeschi, dopo l'armistizio dell'Italia con gli alleati, avevano invaso il nostro paese, rastrellando, fucilando e saccheggiando quanti trovavano sulla loro strada. Teresa era nata il 24 febbraio 1924 a Santa Giulia, oggi frazione di Dego, in provincia di Savona, penultima di 7 figli in una famiglia di saldi principi religiosi. Erano i tempi in cui ancora si pregava mattina e sera in famiglia e la Beata, fin da piccola, mostrò una singolare inclinazione alla pietà. Con la prima comunione ricevuta nel 1931 e 2 anni dopo con la cresima, la sua vita spirituale andò crescendo. Un giorno, colpita da un'immagine di Domenico Savio, recante il suo famoso motto «La morte, ma non peccati», la collocò in capo al letto e ne fece il programma della sua vita. Dopo le scuole elementari, alternava la sua giornata nel lavoro in casa, nei campi e in chiesa, dove assisteva quotidianamente alla messa, recitava il rosario e cantava inni alla Madonna. Inoltre, invitava quanti lavoravano con lei nei campi a unirsi alle sue preghiere. Il 28 agosto 1944 le truppe naziste effettuarono un metodico rastrellamento a Santa Lucia. In un gruppo di coloro che, terrorizzati, cercavano scampo nella fuga, c'era anche la nostra Teresa. Ad un'amica che l'aveva messa in guardia da possibili tentativi di violenza da parte dei soldati disse «Piuttosto che lasciarmi profanare, preferisco morire uccisa». Catturata, separata dal gruppo e trascinata in un luogo solitario, la sentirono gridare «No, non voglio». Lottò eroicamente contro il militare che voleva violentarla, finché questi, non essendo riuscito nel suo intento, la soffocò, finendola poi con un colpo di pistola. La sua tomba fu subito meta di pellegrinaggi, specialmente da parte dei soci dell'Azione Cattolica. Avviato il processo canonico, Giovanni Paolo II beatificava la Bracco il 24 maggio 1998.